Allora, si fa tanto parlare in questi ultimi giorni di nuovi movimenti. Movimenti che hanno tutta l'aria di essere innovativi, composti da individui sicuramente di una certa levatura sociale e culturale, e con buoni propositi, attenzione. Però mi sembra di vedere un film già visto negli anni, prima con partiti tradizionalisti come il Partito Radicale, poi con Forza Italia e ancora con i 5 Stelle. Ora, indipendentemente dalla denominazione di questi nuovi movimenti o partiti, vi ricordo che partito o partita significa divisione, una partita di merce, una parte della merce. Quindi partito significa divisione della popolazione. Al di là di questo piccolo dettaglio, faccio presente che voi potete mettere anche dei santi in un nuovo movimento o partito che non cambierà assolutamente nulla, indipendentemente dai propositi. Concedere autorità tramite un partito a una corporazione significa, ancora una volta, non comprendere che si sta cedendo la propria autorità. Non è attraverso un partito o un movimento che cambierà nulla, non si può cambiare la regola in corso d'opera. Non si può entrare in un campo di calcio e pretendere di giocare a tennis. La Repubblica Italiana è una corporazione, lo è dal 1934. Non puoi cambiare le regole del gioco. Devi fondare qualcosa di nuovo. Non sarà un movimento o un partito a cambiare questa condizione, questo stato di cose. Ve lo dovete mettere in testa. Può presentarsi anche Gesù Cristo in persona e mettersi a capo di un partito. Non potrà cambiare mai nulla, perché il partito fa parte di un meccanismo che ha le sue regole. Non possono essere cambiate. Le fondamenta sono la base di una casa solida. Queste fondamenta hanno delle regole, la politica ha delle regole, l'Italia come repubblica, ossia come corporazione, è un ente privato. È come se voi pretendeste di entrare al centro commerciale di Città Mercato e chiedere di abbassarne i prezzi. Città Mercato non è vostra. Potete andare anche con i cartelli, protestare dal direttore, ma il direttore non vi ascolterà perché deve fare i propri interessi, non i vostri, in qualità di clienti. E ora che capite che la politica non ha nulla a che fare con la popolazione, ma proprio nulla, quindi avete voglia voi di pensare che un movimento, un partito, per quanto ben disposto e strutturato, possa cambiare le regole del gioco? Non è possibile. Se non vi mettete in testa questo, continuerete ad essere schiavi del sistema. Che vi entri in testa una buona volta. Non è attraverso un partito che si possono cambiare le regole del gioco. Bisogna cambiare gioco. Auguri, buone feste, buon proseguimento di feste, se vi rimane del tempo da dedicare a queste. Riflettete bene e svegliatevi.